Nuovo video, nuova decorazione. Come avete visto dal segnalibro, manteniamo lo stesso tema, quindi il violino. Il violino è lo stesso del segnalibro, quindi era un'immagine, quelle free per bambini. L'ho colorata e gli ho dato dei punti di luce con le penne glitter, queste qua del set della Lidl. Questa non è quella glitter, sono quelle normali, non glitter, scusate, quelle metallizzate, che sono ottime per fare queste rifiniture. Prima facciamo la parte con le polveri a rilievo, perché sennò sulla parte incollata non mi aderirebbe bene. Faccio una premessa prima, che io la do per scontata perché comunque da un po' che le faccio, però giustamente perché ho iniziato a seguirmi da poco, dato che mi è stato chiesto, quello che voi vedete fare a me con le polveri a rilievo è replicabile tranquillamente con i timbri normali, perché comunque in commercio esistono tantissime marche, dai Drops ai Mimento, i Distress, i Versa fine. Esistono tantissime marche, la stessa casa che fa il Versamark, questo è quello per fare l'embossing, quindi è un inchiostro, questo in questo caso trasparente, colloso, che serve per trattenere la polvere a rilievo. Però tutto quello che mi vedete fare con le polvere a rilievo, io lo faccio con le polvere a rilievo perché comunque è un mio gusto personale e mi piacciono. Ma io all'inizio, come tutti, compravo sia i timbri normali, quindi quelli montati o già su legno o su acrilico, sia i clear stamp, che sono questi in silicone che vanno poi appoggiati su una base di acrilico per poter essere timbrati, possono essere utilizzati con entrambi gli inchiostri. Quindi se a voi vi piace la decorazione, prima cosa, non è obbligatorio usare l'oro argento, comunque sia degli inchiostri normali esistono tutti i colori, quindi compreso l'oro, compreso l'argento, il rame, esistono i colori perlati, esiste una gamma di colori infinita. Io mi dimentico di dirlo perché delle volte lo do per scontato e mi dispiace se magari non sono chiara, però se voi avete qualche dubbio chiedetemelo dove volete, su Facebook, su Instagram, su Twitter, dove volete, che vi rispondo tranquillamente. Cioè, per me è scontato perché comunque ho fatto molti video con questo tipo di decorazioni, quindi l'ho detto molte volte, è solo una questione per non essere ripetitiva, però se voi volete chiarimenti in genere, non fatevi problemi, chiedetemeli, chiedete l'amicizia su Facebook. Io comunque accetto e vi rispondo tranquillamente, non è un problema, non è che non rispondo alle persone, anzi assolutamente. Cioè, logicamente, quando posso, nel senso che vi rispondo il prima possibile, però se sono al lavoro, ecco, non posso sempre rispondere, però avrete comunque sempre una risposta a qualsiasi domanda mi fate, perché mi sembra giusto, perché giustamente anche io sono stata dall'altra parte, capita che comunque non ti venga data risposta e so che secca, soprattutto perché magari si vuole delucidazioni su una determinata cosa e uno non ti risponde, quindi so che secca. Io rispondo sempre, quando vedete che ritardo un attimino è perché quando sono in giro io non so dirvi il perché, se voi lo sapete scrivetemelo. Io comunque, come privacy su YouTube, io ho impostato ad accettare tutti i commenti, perché se proprio dovessero essere commenti offensivi o quel che si voglia, semplicemente basta eliminare e bloccare la persona che li ha fatti, quindi non è di per sé un grosso problema. Però purtroppo mi mette, anche se sono delle iscritte, molte volte mi mette i commenti da approvare. Il problema è che da telefonino che tipi di commenti non si possono approvare, quindi a meno che una persona non abbia il doppio account, quindi non abbia sia quello normale di YouTube e non abbia anche quello di Google+, io praticamente non posso rispondere fino a che non sono da PC, perché per approvarli li devo fare per forza da PC. Quindi a me mi capita di vederli, ma io proprio da cellulare, a meno che non abbiate Google+, non riesco a rispondere. Devo aspettare di venire a casa e di metterli e di approvare il commento e dopo rispondere, per quello che delle volte ritardo. Semplicemente per quello, non so che spiegazione darvi, perché le impostazioni sono giuste, quindi probabilmente sono dei problemi su YouTube che sinceramente anch'io non mi so spiegare. Dopo, per chi è interessato, comunque per il discorso inchiostri, io all'inizio ho comprato quelli di AliExpress e mi sono trovata bene con tutti tranne che con l'oro e l'argento, quindi su AliExpress comprateli tranquillamente perché non sono malvagi. Io però ne ho provati 2 o 3 di oro e d'argento e non funzionavano proprio,
Quindi ecco, magari per quelli vi consiglio delle marche tipo il Versafino, comunque marchi Drops, marche un attimino più conosciute, che la resa è sicuramente migliore. Anche perché vi dico che anche io per trovare la polvere a rilievo che avesse questa finitura d'oro, vi assicuro che ho dovuto fare diverse prove, perché comunque ci sono vari tipi di oro e non è facile vederli da una cartella colori, quindi comunque online, e quindi comunque anche a me mi è capitato di non avere l'oro che volevo. Ok, la parte con l'oro, adesso metto via il colore e poi andiamo avanti. Ok, adesso con un'altra parte di greca fatta sempre comunque come se fosse uno spartito musicale, lo facciamo alla base, quindi come se fosse un washi tape decorativo, semplicemente perché li voglio provare un po' tutti e questa è l'occasione per fare un po' tutto nello stesso tema. E questa volta lo facciamo rame, tanto per cambiare un po', dato che comunque il violino è marroncino. Ok, faccio anche l'altra parte, poi andiamo avanti. Ok, questa è tutta la palve. Ok, mi sono impaperata. La parte con le polveri a rilievo. Come vedete, ho fatto la base praticamente della striscia decorativa, quindi sorta di washi tape con il color rame, e l'ho fatta sotto, l'ho fatta singolarmente per ogni foglio. Sopra invece appositamente ho deciso di farla in mezzo, in modo che comunque non mi andasse a coprire luglio, né nemmeno i giorni, le note non mi interessano perché comunque vi ho già detto che non le uso e mi piaceva così. Questa volta non le aggiungo comunque nessun tipo di washi, né fine né grande né niente. Andiamo direttamente con la decorazione, quindi prendiamo il nostro violino e semplicemente glielo incollo nella parte centrale, sempre a cavallo tra i due fogli. Che voi dite, perché ti complichi la vita? Perché a me mi piace complicarmela. Perché se una cosa è più facile, io non la faccio. Quindi complichiamoci la vita. Dopo io vi dico che ho visto delle immagini di violini dipinti bellissimi su Pinterest. Logicamente io non potevo andare a prendere quelle immagini e farvi vedere la decorazione in agenda, perché comunque sono protette da copyright. Quindi siccome che vorrei evitare che mi blocchino il video, comunque perché di per sé bloccare il video, e non è che c'ho guadagno, però mi limitano i minuti, perché se hai una cattiva reputazione ti limitano i minuti. Quindi di evitare, dato che i miei video sotto i 15 minuti è difficile che durino, evitiamo che ci blocchino il canale e quindi evitiamo di usare immagini protette da copyright, perché quelle che avevo visto io erano bellissime ed erano proprio dei bellissimi violini dipinti ad acquarello, molto belle, e li avevo viste su Pinterest. Però vi ho già detto perché non le uso. Quindi adesso aspettiamo un attimino che asciughi, poi lo vado a ritagliare e dopo riprendiamo il video. Ok, come vedete la settimana a tema spartito musicale è finita. Io lo lascio così in modo che ho comunque tranquillamente lo spazio per scrivere. Ho dei washi con le note musicali, però comunque non sono solo prettamente musicali, ma hanno anche i gattini,
Quindi secondo me, essendo più una decorazione sul genere vintage, andava un po' a rovinare quello che era il discorso di per sé della decorazione. Come avete visto, questo è il suo segno pagine in abbinato. Io gli faccio appositamente che vanno dentro in questo modo, quindi come se fossero, usassero il sistema comunque arco, quindi il sistema dei dischi. A me piace vederle con lo stesso tipo di decorazione, c'è poco da fare, quindi tutte le settimane. Un'anteprima per la prossima settimana. La settimana prossima sarà dedicata al tema cartoon, quindi per chi gli piace il tema tenete controllato. E dopo vi ricordo che come raggiungiamo i 300 iscritti farò un giveaway, vi mostrerò tutte le cose in cui ci saranno in palio un sacco di cose esclusivamente tutte dedicate alla cartoleria, quindi dai clear stamp, delle carte, stickers, post-it, degli inserti fatti apposta per la persona che li vince col tema che preferisce, con charme e tutto. Lì dopo ci metteremo d'accordo. Aspetto solo i 300 iscritti e poi il giveaway inizierà. Ve lo ripeto semplicemente perché magari non tutti hanno guardato il tag dove l'avevo detto, quindi ho fatto una promessa, ho preparato un po' di robe da un po' che lo volevo fare, quindi raggiungiamo almeno i 300, la cifra tonda, e inizierà il giveaway che avrà comunque le sue regole come tutti e sarà ci sarà una marea di cose, quindi soprattutto per chi magari ha le prime armi, deve iniziare, non ha tanti washi, stickers, post-it, tutte cose pucciose, kawaii, controllate perché sarà solo per gli iscritti al canale. Spero che la settimana vi sia piaciuta. Ciao a tutti e alla prossima!